Amici del test di Calcio League, l'attesa è finita, rinizia il campionato più atteso della città delle ceramiche. Sono tantissime novità, la prima partita, quella che apre le danze, è quella tra FC Lubla ed FC Regina Margherita. Andiamo a vedere subito le formazioni: capitano Annicchiarico tra i pali, Lenti, D'Amici e Alò per la difesa, Blasi al centro del centrocampo, Guida a sinistra, Marinelli a destra, unica punta vitale per l'FC Lubla. Per quello che riguarda invece FC Regina Margherita, del presidente Claudio Anastasia, gli otto titolari a scendere in campo sono Valerio Bisanti tra i pali, Galeone e Fabio Bisanti il capitano, blocco difensivo a destra Nigro, a sinistra Spartano, Leandro e Marinelli a centrocampo, unica punta Ligorio. Andiamo a vedere quello che è successo nella prima frazione di gara. FC Lubla che nel primo tempo ha spinto per i primi minuti a tutta forza, infatti al terzo minuto c'è subito un angolo di Guida per Lenti, palla che si stampa sul palo. Al settimo Spartano dialoga con Leandro che restituisce il pallone indietro per Bisanti. Leandro, leggerezza, cerca un tunnel, l'errore anche di Bisanti. Nella presa ne può approfittare Blasi che cerca un tocco delizioso, palla che si infrange sulla parte alta della traversa. Al decimo, schema su calcio punizione, Alò per Marinelli che la mette in mezzo, palla che diventa buona per Vitale, carica il destro, palla però alta. Al tredicesimo, quando meno te lo aspetti, nel primo squillo offensivo per FC Regina Margherita viene data una punizione in aria di seconda. Andiamo a vedere con le telecamere, c'è qualche dubbio, sono le proteste dei giocatori FC Lubla e avevano ragione, il calcio era stato preso da Alò, l'arbitro però non la vede così, quindi punizione a due in aria. Galeone sul pallone, la tocca per Ligorio che non sbaglia e vantaggio FC Regina Margherita proprio con Ligorio, uno dei nuovi acquisti del DS Bisanti. Domenico Ligorio porta in vantaggio i suoi, però FC Lubla non si fa assolutamente demoralizzare, anzi la reazione è veramente fulminea. Il solito trascinatore Blasi batte a centrocampo, allarga per Marinelli, sono passati esattamente 10 secondi, rientra sul sinistro, poi con la punta destra prende in controtempo Bisanti e mette la situazione subito sulla parità. Bellissima rete, fulminea reazione di FC Lubla, uno pari, rete di Massimiliano Blasi, tutto da rifare, partita in equilibrio. Al sedicesimo continua a spingere FC Lubla, Guida dalla sinistra, mette un pallone in mezzo, si gira bene da Micis che cerca il sinistro, palla che viene respinta fuori dalla difesa, arriva ancora a Blasi, cerca un tiro al volo, palla però che finisce alta. Al diciannovesimo protegge bene il pallone Vitale che l'appoggia per Lenti che prova dalla distanza, non inquadra però lo specchio della porta. Al ventesimo intercetto a centrocampo di Blasi, Vitale prova prima con il destro poi con il sinistro, non riesce a trovare però la via per la rete. Al ventitresimo fa tutto bene Alò sulla sinistra, finta il tiro, poi la mette in mezzo ancora una volta per Vitale che però viene disturbato e la sparacchia alta. Non c'è nient'altro da segnalare in questo primo tempo che si chiude sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo c'è da segnalare una sostituzione per FC Lubla, entra in campo il nuovo acquisto, uno dei tanti nuovi acquisti, Gianluca Pignatelli che va a prendere il posto di centravanti al posto di Vitale che passa sull'out di sinistra, un cambio che risulterà determinante per la gara.
Bastano infatti solo 2 minuti a Pignatelli per mettere le cose in chiaro. Pallone che vaga alto al limite dell'area, lo protegge, lo mette giù, si gira benissimo, fa partire un gran destro. Bisanti non la vede neanche partire, vantaggio FC Lubla. Gianluca Pignatelli si complimenta anche il direttore di gara, grandissimo gol il suo. 2-1 FC Lubla al terzo minuto. Vitale porta il pallone, alza la testa, cambio gioco su Marinelli che appoggia dietro per il compagno Pignatelli, stop e tiro, ancora una volta fulminio, stavolta non trova lo specchio. Al quinto è Vitale a cercare una conclusione a sorpresa da centrocampo. Bisanti però si fa trovare attento, non si fa trovare attento invece a Alò, sul retropassaggio di Marinelli diventa un rigore in movimento per Ligorio che si mangia un gol già fatto. Solita legge del calcio, gol mangiato, gol subito. Ci pensa ancora una volta Blasi dalla sua mattonella preferita a tre quarti di campo, gran destro, deviazione decisiva di Galeone che trae in inganno Bisanti. Massimiliano Blasi, doppietta personale, porta il risultato sul 3-1. 12° minuto, c'è un calcio d'angolo ancora per l'FC Lubla. È uno schema, c'è posizionato al limite dell'area sempre il solito Blasi che fa partire un gran collo destro. È attento però questa volta Bisanti, non è attento però al 14° quando Marinelli trova una prateria davanti a sé, ha tutto il tempo di prendere la mira e piazzare un piattone sul primo palo. Bisanti ci mette un po' troppo ad andare giù ed è 4-1 FC Lubla, comincia a prendere il largo, prova a rispondere FC Regina Margherita con un colpo di testa ancora di Ligorio, debole però la conclusione. Va di poco fuori invece la conclusione di Guida, sempre al 15° su assist di Blasi. Il solito Blasi un minuto dopo fa tutto bene da solo, assist per Pignatelli che si trova di fronte a Bisanti in uscita bassa, tocco delizioso il suo. Al 16° Pignatelli, doppietta personale anche per lui, porta il risultato sul 5-1, gol bellissimo. Ancora un assist importantissimo del solito Massi Blasi. Partita che sembra possibile da riprendere ormai, ci prova anche Alò con un sinistro che Bisanti in due tempi però mette giù. Decisione qui a centrocampo tra Ligorio e Marinelli, pasticcio d'Amicis, vede ancora Pignatelli tutto solo, questa volta offre il pallone al compagno Marco Vitale posizionato solo soletto sul secondo palo. Tapin vincente non può sbagliare, Marco Vitale, gol del 6-1. Partita che ormai ha preso una piega difficile da sciogliere. Al 18° c'è un errore a centrocampo, una leggerezza di Marinelli che con il tacco prova ad uscire. Ancora una volta Pignatelli mette dentro il pallone del 7-1, tripletta personale per lui, hat-trick, si porta a casa il pallone. Partita che ha ormai poco da offrire se non al 25° questo bellissimo gesto atletico del portierone Capitano Nicchiarico che delizia le telecamere di Street Movie e tutti presenti. Una parata veramente bella, gesto atletico, colpo di reni del portierone. Non ci sono altre occasioni da segnalare sugli sviluppi dello stesso calcio d'angolo. Ci sarebbe una prateria per Vitale e Pignatelli, l'arbitro però fischia alla fine della gara. Risultato finale, FC Lubla 7, FC Regina Margherita 1. Il migliore in campo, Pipa, è Gianluca Pignatelli, che abbiamo raccolto ai nostri microfoni proprio alla fine del match. Abbiamo ai nostri microfoni alla fine del match, il match di apertura del test di Calcio League 2016-2017, il migliore in campo, partita finita 7-1 per l'FC Lubla. Da quando è entrato in campo lui, Pignatelli, è cambiata la partita. Un primo tempo dove la partita era in equilibrio e il cambio è stato proprio lui che con una tripletta è in assoluto migliore in campo. Pipa,
cosa ti senti dire? Sei felice di stare in questa squadra prima di tutto, nuovo acquisto? Sì, molto, una squadra molto competitiva. Per essere la prima partita abbiamo giocato molto bene. L'obiettivo di questo campionato, ti senti di dire qualcosina, un obiettivo personale almeno? No, ancora no. Aspettiamo fino alla fine. Aspettiamo fino alla fine, ok. Grazie Gianluca e buona serata. Grazie a te.